L'associazione CCSVI della Sclerosi Multipla Sezione Calabria, in collaborazione con l'associazione culturale Edera, ha organizzato il secondo incontro territoriale sulla sclerosi multipla che si è tenuto a Bovalino. Il convegno è stato fortemente voluto dalla signora Angela Tallura, sorella del povero Enzo, morto pochi mesi or sono a causa di questa malattia. Sta continuando dunque l'impegno per diffondere un'informazione corretta sulla insufficienza venosa cronica cerebrospinale e sulla sua correlazione con la sclerosi multipla, soprattutto alla luce dei nuovi articoli scientifici di questi ultimi giorni. Ma continua anche la promozione dell'associazione e il coinvolgimento in modo attivo dei soci. Organizzare incontri territoriali è inoltre un modo per essere presenti sul vasto territorio della Regione Calabria e per effettuare una rilevazione dei bisogni diversi a seconda della provincia di appartenenza. L'insufficienza venosa cronica cerebrospinale è un acronimo generato dal ricercatore italiano Paolo Zamboni, direttore del Centro Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara, nel 2008 per descrivere la compromissione del flusso di sangue all'interno delle vene che drenano il sistema nervoso centrale. Secondo il professor Zamboni, ciò significa che è presente un ostacolo nello scarico delle vene del collo, quali le giugulari interne, le vertebrali e talvolta anche della vena azigos, la vena principale del torace, ipotizzando una significativa connessione tra la insufficienza venosa cronica cerebrospinale e la sclerosi multipla. I lavori sono stati aperti con il saluto del sindaco di Bovalino, Tommaso Mittica, dell'ex senatore Francesco Crinò e del presidente dell'associazione Edera, Francesco Perrone. Hanno relazionato sull'importante tema il dottor Luigi Giugno, neurologo, il dottor Antonio Mileto, fisiatra, il dottor Giovanni Perri, radiologo, il dottor Pietro Volpe, chirurgo vascolare, sulla insufficienza venosa cronica cerebrospinale e la sua correlazione con la sclerosi multipla. Ha concluso Assunta Mazzei, presidente dell'associazione CCSVI nella sclerosi multipla Calabria. È seguito un pubblico dibattito. L'Avis comunale di Locri, il Centro Italiano Protezione Civile Ionica, la sottosezione dell'Unitalsi di Bovalino e la Proloco di Bovalino hanno messo a disposizione i propri volontari da supporto per la buona riuscita dell'iniziativa. Per la presidente Assunta Mazzei, il programma di questo incontro ha rimarcato l'attività dell'associazione nell'incoraggiare un approccio multidisciplinare al trattamento dell'insufficienza venosa cronica cerebrospinale in persone affette da sclerosi multipla. È importante una presa in carico totale della persona sia dal punto di vista medico che sociale. Parlare è il primo punto per partire verso questa direzione. Inoltre, ha aggiunto, la presenza di tante realtà associative ha sottolineato l'importanza di collaborare, di fare rete per condividere le risorse e dare una risposta alle esigenze delle persone che abitano nel territorio di competenza.